E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare del discorso: cosa conviene tra un van oppure un classico camper, quindi un mansardato, un motorhome semi integrale. Andiamo a comparare praticamente questi tipi di camper. Secondo me il van può essere comodo in un modo, può avere dei vantaggi, anche dei svantaggi, come il mansardato, il motorhome e il semi integrale possono avere vantaggi e svantaggi in confronto al van. Diciamo, mettiamo queste tre categorie in confronto al van, che alla fine rientrano sempre nella categoria camper. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Allora, parto dicendo che nella mia esperienza di camperista ho avuto un camper in passato, se l'avete visto, il mio Grand Soleil, che è un mansardato montato su una meccanica Ford Transit. Vabbè, questa è una piccola cosa che volevo specificarvi. Quindi parliamo di un camper che ha una dimensione intorno ai 5,80 m all'incirca. Di preciso 5,82 m. Allora, a livello di spazio vi dico che quel camper, anche se 5,80 m per alcuni, diciamo, è un camper abbastanza compatto, ma vi dico, internamente era studiato abbastanza bene. Ideale era per la famiglia, volendo con alcune modifiche tranquillamente in 4 persone si poteva vivere tranquillamente. E poi mi sono reso conto che un camper così per me in parte aveva dei vantaggi, in parte aveva dei svantaggi. E per alcuni, vi dico, il concetto del van, vi prendo il van però da camperizzare in modo fai da te, quindi prendiamo il pulmino classico, che potrebbe essere o un Fiat Ducato, un Ford Transit, o il Mercedes Sprinter. Ci sono tante motorizzazioni da scegliere, quindi il furgone però promiscuo, quindi 9 posti, che possiamo andare ad allestire in modo smontabile, quindi amovibile. Andiamo a confrontare anche il van già camperizzato, quindi già allestito, tutto omologato, quali vantaggi e svantaggi può dare. E allora, già possiamo dare alcune cose tra mansardato, motorhome semi integrale in confronto al van, che intanto a livello di spazio abbiamo molto meno spazio nel van. A livello proprio interno, si parla tra comunque la disposizione interna, la larghezza, anche se cambia, possiamo dire, anche di quel 20-30 cm, perché di solito i camper di larghezza sono intorno ai 2,20. I furgoni tra Fiat Ducato, Ford Transit e altre motorizzazioni, il classico pulmino, siamo intorno all'1,98, 2 metri proprio, tra, diciamo, tra 1,90 e 2 metri all'incirca di larghezza. Quindi quei 20 cm di lato possono fare la differenza, e anche a livello di spazio, diciamo, nella parte della cellula può fare la differenza la lunghezza. A livello di costi ho già fatto un video, ve lo lascio qui nelle schede, vi ho spiegato praticamente tutto passo dopo passo quanto può costare allestire e comprare un van da camperizzare in modo ovviamente amovibile. Uno già omologato, già fatto camper, è leggermente diverso, perché intanto non è che ne uscivano tantissimi in questo periodo, intorno agli anni 80, anni 90, e poi hanno veramente tanti problemi a livello di corrosione. E infatti la motorizzazione scelta nel video che ho realizzato erano già mezzi oltre il 2000. Ho fatto anche qualcosina di leggermente più vecchio, lo trovate in giro, ve lo lascio sempre qui nelle schede. Però dipende sempre dalla disponibilità economica. A livello già in confronto, andiamo a prendere un classico, o come ho detto prima, o un Fiat Ducato, o un Ford Transit. Mettiamo caso, compriamo un camper, un classico, mettiamo rimorcoala, il primo che mi viene, lo paghiamo 4.500 euro. Con gli stessi soldi riusciamo a comprare forse anche qualcosina di meno, o un Ford Transit o un Fiat Ducato con motorizzazione molto più recente, quindi parliamo intorno già agli anni 2002-2003, qualcosina anche più recente, più o meno un mezzo che ha circa 17-18 anni, però già una meccanica molto più potente, turbo diesel. Alcuni avevamo già sulle versioni Fiat Ducato il JTD e nelle versioni Ford Transit il turbo diesel, che sono buone motorizzazioni con tanta coppia, e comunque anche a livello di pezzi abbiamo molta più facilità per trovarli. Ancora non c'è un'eccessiva elettronica, sono cose ancora leggermente, qualche centralina spunta in più, ma non cose esagerate come oggi. Però sempre motori affidabili, vanno benissimo. Allora, vi dicevo, abbiamo già, vedete, un camper che, un rimorcoala
intorno agli anni 90 a 4.500 euro, un altro mezzo intorno agli anni 2002-2003 che lo andiamo a pagare anche a volte quasi lo stesso prezzo, a volte anche molto di meno se riusciamo a trovare qualcosa di buono nel mercato. Meglio ancora se riuscite a trovare le versioni 2000 a benzina, alcuni Ford facevano anche il 2.3 a benzina, credo anche la Mercedes avesse fatto il 2.3 a benzina in alcune versioni, quindi meglio così andiamo a montare anche un impianto a GPL e abbiamo molti meno problemi dal discorso del blocco della circolazione. A livello di praticità, i mezzi già, come avevo detto, un furgonato intorno agli anni 2000 abbiamo già molti più optional, abbiamo l'aria condizionata, il servosterzo, invece un mezzo intorno agli anni 90 tutte queste cose ce le sogniamo, servosterzo non c'è, l'aria condizionata non ce l'abbiamo, quindi comfort di guida cambia leggermente. A livello di robustezza tra un mezzo e l'altro, tra uno degli anni 90 e uno degli anni 2000, dipende sempre dalla manutenzione. Se il vostro meccanico è molto più portato per la meccanica vecchia, quindi ne capisce meglio, siete più tranquilli con un mezzo degli anni 90 con il vostro meccanico di fiducia. Se il vostro meccanico è uno molto più recente, non è uno molto pratico su cose molto vecchie, però dipende, perché la meccanica alla fine è sempre la stessa, cambia leggermente le centraline e alcune cose. Però se avete un meccanico che molto lavora più sui computer eccetera, quindi un mezzo intorno agli anni 2002-2003 potrebbe essere più portato anche a livello di manutenzione se avete un meccanico di fiducia. Poi vabbè, dipende anche da tanti altri fattori, lo stile di guida cambia i consumi. Con un camper, un classico o mansardato motorhome, andiamo intorno ai 90 km orari in autostrada, con un furgonato già possiamo tirare a 100-110, possiamo anche azzardare andare leggermente di più, però già tenere velocità di crociera intorno ai 100-110 km orari in un lungo viaggio può cambiare veramente di tanto, e anche i consumi sono veramente differenti. A livello di praticità, un mansardato o un motorhome, intendo nella parte interna, sicuramente è molto più comodo, è molto più spazioso e abbiamo anche il bagno sicuramente molto più ampio. E a volte in alcuni mansardati e motorhome avevamo anche la doccia separata e invece nei van è molto più ristretto. Poi se abbiamo un van camperizzato, la doccia a volte o esterna oppure si può fare anche la doccia interna, però è leggermente più complesso. Altro fattore importante è che tra comprare il classico camper, quindi omologato proprio camper, a volte in alcuni comuni abbiamo anche dei divieti, quindi non possiamo entrare, che poi siano non sono proprio legali alla fine quei divieti, è un discorso. Però vi dico, non so, abbiamo il classico furgone 9 posti, non si vede, non si nota tanto, quindi non abbiamo tutti questi grandi problemi, anche si nota molto di meno rispetto a un classico camper, quindi dà molto meno nell'occhio. E anche a livello di parcheggio è molto più comodo, un mansardato a volte occupa veramente tanto, tanti parcheggi sbuca veramente di tanto di fuori, e quindi bisogna un attimo valutare anche tra un camper e l'altro. Non esiste praticamente il camper perfetto per qualcuno, ma esiste il camper che si può adattare meglio alle proprie esigenze. Un'altra cosa che mi stavo per dimenticare, il van è portato molto più per massimo la coppia, ma già in tre è veramente tanto. E invece se siete una famiglia numerosa è meglio prendere o il classico mansardato o ancora meglio prendere il motorhome, che ha molto più spazio in confronto al mansardato e al van. Quindi ragazzi, io credo di avervi detto quasi tutto, poi se c'è qualcos'altro, se mi sono dimenticato, scrivetelo qua sotto nei commenti, magari poi andiamo a riprendere anche questo discorso in un altro momento. Vi dico che nel quello che sto pensando io anche in questo periodo, sono ancora indeciso se prendere di nuovo un altro mansardato o un motorhome o di prendere un van, perché a volte mi trovo che dico vabbè, il mansardato ha molto spazio però è molto ingombrante, consuma di più rispetto a un furgonato, tanto alla fine utilizzando praticamente il camper da solo massimo due persone non ho tutti questi grandi problemi, in un van starei pure tranquillamente bene, non avrei grandi problemi. A livello anche di autonomie cambiano leggermente se faccio il van camperizzato, però è molto più pratico, dà molto meno dell'occhio, lo posso utilizzare anche come autovettura per tutti i giorni. E ci sono veramente tante motorizzazioni belle. Io avevo trovato
Una volta questo qui, se vedete adesso, ve lo metto anche qui nelle foto, questo Ford Transit MK3, anche col tetto, questo è un tetto medio, però non riesco a capire se è un passo lungo, perché alcune versioni le facevano anche a passo lungo. Molto carino questo colore rosso, è da restaurare, però mi sarebbe interessato. Oppure ero orientato molto sul Ford Transit MK6 col motore 2000 turbo diesel o 2.4 turbo diesel, perché Fiat in parte non è che mi abbia più convinto più di tanto, anche se sì, mi piace, però preferisco molto di più la Ford. E quindi ero orientato in questi due modelli, o l'MK3 o l'MK6. È comunque una questione che poi dovrò decidere, se prendere o il mansardato oppure il van da camperizzare. Quindi per il resto io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici e con chi vi pare, e per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima!